Buonasera. Buonasera, bentornati. Buonasera a casa. Allora, a quanti di voi è arrivata una telefonata e quella telefonata magari ha cambiato la vita? Nel senso positivo, magari. Io credo che un bel po' di persone. A me sì. Quella telefonata avrebbe potuto cambiare la mia vita, anzi quella telefonata ha cambiato per sempre la mia vita in qualche modo. Sì, una telefonata che però mi fece reagire con una paura tremenda, una paura indimenticabile, una paura enorme, gigantesca, ciclopica, sì, sì. E poi andò proprio così, pronto, sì, dimmi. Oh, sì, ciao, dimmi, c'è gente, dimmi. Sì? Chi? Io? A me? No, sì, lo so, è una cosa bellissima, una grande opportunità, lo so, sì, però io lo guardo. No, digli che non è possibile, no, chiamassero un altro, non lo so. E andò proprio così, andò proprio così. Una telefonata che avrebbe potuto cambiare, anzi, come ho detto, ha cambiato la mia vita. Dall'altra parte del telefono mi dicono che il mio sogno si può realizzare, interpretare Domenico Modugno. Era più che un sogno per me. Eppure la mia reazione fu di paura tremenda. Tornai, in qualche modo, tornai a essere quel bambino che non parlava con nessuno, timido, introverso, bloccato. Sì, però Piccirillo, dobbiamo dare delle risposte. È una grande opportunità. Sì, dai, ci possiamo provare. Allora da quel giorno io che faccio? Mi guardo allo specchio e cerco di capire. Cerco di capire se ce la posso fare. E allora mi guardo allo specchio e penso che, non so, facciamo i capelli come li aveva lui, ovviamente i baffetti, e poi ti ricordi, Piccirillo, lui si muoveva sempre così, braccia allargate, gambe in movimento, volare, oh, cantare, oh, non basta questo, non basta questo, Mimmo, Mimmo, non basta questo, no, perché loro vogliono la tua energia da me, non è facile, no, e poi la tua voce. Io pensavo alla sua voce, la tua voce, Mimmo, questa tua voce così bella, calda, forte, possente, le tue sospensioni, questa tua bella voce così, questa voce così nasale, nasale. Sì, nasale, no, l'ha detto lui, Mimmo, l'hai detto tu, nasale, no, sì, perché io da quel giorno ho letto tutto quello che ti riguardava, io l'ho letto, Mimmo, sì, e tu hai detto testuali parole, no, e tu hai detto testuali parole, tu hai detto per cantare bene una mia canzone ci vogliono le adenoidi o almeno un bel raffreddore perché la timbrica nasale è importante. Mimmo, io t'ho preso in parola, giuro, e da quel giorno tutte le notti mi mettevo fuori dal balcone a petto nudo, così, sperando che mi arrivasse un malanno qua, la timbrica nasale, che cos'è sta timbrica nasale? Ho letto qualsiasi cosa sulla timbrica nasale, allora forse qui ci vuole un maestro. È vero, credetemi, è accaduto, di notte su di un ponte guardavo l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. No, così è Negramaro, no, la drammaturgia originale è di fare un tuffo giù. Scritta così questa canzone da Domenico Modugno e Riccardo Pazzaglia, con il quale Modugno ha scritto canzoni stupende, bellissime, indimenticabili. Questa canzone qui nel 1968 fu scartata a Sanremo perché non ritenuta adatta al festival. Dopo di me una persona molto importante vi racconterà esattamente perché. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via dicendomi oh. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, persino il tuo dolore potrà apparire poi. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici
non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. Meraviglioso il bene di una donna che ama solo te. Meraviglioso la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino che non parla mai con nessuno e si vergogna davanti a tutti. Meraviglioso, meraviglioso. La notte era finita e ti sentivo ancora sapore della vita. Sì, meraviglioso, sì. Non ti preoccupare, è meraviglioso, dobbiamo uscire fuori da queste paure, dai, sì. Meraviglioso, tranquillo, ci penso io, non ti preoccupare, sì. Grazie. E beh. Che piacere. Grazie, grazie, grazie Mimmo. Grande, grande. Per Fiorello. Non vi azzardate, Beppe.